Michele Marchesini, benvenuto, il direttore tecnico della squadra olimpica azzurra. Questa intervista, una delle nostre frequenti interviste, capita a metà strada tra il test event di Marsiglia, dove l'Italia è stata la terza nazione nel medagliere, tre medaglie, quindi come anticipo del campo olimpico di Parigi 2024 non ci dichiariamo insoddisfatti, ma non conta niente, diciamo. Si è fatto tutto, ma non si è fatto niente, come ha detto Giovanni Malagone in un'intervista a Genova. E appunto siamo a metà strada con invece l'altro grande evento della stagione, il Super Mondiale, come lo chiamiamo noi, all'Aia in Olanda, qualifica olimpica per il primo 75% delle nazioni per Parigi 2024. Il tuo stato d'animo, il punto sulla preparazione, il voto in una estrema sintesi, il tuo feeling con la squadra, il tuo team, lo staff di tecnici, gli atleti, com'è la situazione? Sì, ciao Fabio, ciao a tutti, grazie per questa splendida occasione, questa cornice fra gli ave della Riva del Garda. Sì, sono giorni intensissimi tra il test event di Marsiglia e il vero appuntamento importante dell'anno, Den Haag in Olanda, il mondiale di qualifica olimpica, e verranno allocati i primi posti in azione. È importante passare al primo giro, sia perché poi le cose si potrebbero complicare, come sappiamo, ma anche perché dal momento che l'obiettivo di partecipare alle Olimpiadi è sicuramente il viaggio di ritorno e non quello di andata, cioè vedere cosa poi riusciremo a portare a casa, è molto sintomatica la capacità di qualificare o meno la prima tornata, anche per avere una proiezione del reale valore, della reale performance che poi si potrà attendere ai giochi. Certo, ci possono sempre essere sorprese, positive o negative, ma è anche un tastare il polso del livello generale. Come hai detto tu, finora abbiamo avuto molteplici occasioni di vedere a che livello siamo e nel panorama internazionale, tornati a casa al terzo posto del medagliere al test event, siamo ben posizionati, però il gioco adesso è quello di portare a casa le qualifiche al mondiale, vedere cosa succede poi, sederci a un tavolo e iniziare poi a preparare tutto il percorso di quest'ultimo anno. L'atterraggio verso Parigi 2024. Senti, si è detto dopo Enoshima, dopo la medaglia d'oro di Tokyo 2020 di Ruggero Tito e Caterina Banti, che rivincere la medaglia è più difficile che vincere la medaglia, no? Facciamo classe per classe una rapida analisi. Magra 17, il catamarano misto olimpico foiling, Caterina e Ruggero non hanno partecipato al test event per la semplice ragione che a qualificarsi per quell'evento sono stati Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che poi l'hanno anche vinto, quindi medaglia d'oro al test event. Poi c'è anche Vittorio Bissaro e Mael Frascari. A Kiel hanno vinto Margherita Porro e Stefano De Zulian, quindi insomma la squadra Nagra, si sa, è forte. Come la gestiamo questa forza? Come arriva il Nagra 17 ai mondiali dell'AIA? Qualifica olimpica per nazione, diciamo, possiamo darla quasi per scontata, però ci sarà anche delle osservazioni poi di rapporti tra gli equipaggi? Sì, per scontato non diamo niente fino a che non hanno segnato le coppe e le qualifiche. Abbiamo una squadra articolata su quattro equipaggi di elevato livello, ci contiamo molto, è una delle classi, è la classe regina di quello che è il nostro movimento olimpico, abbiamo un livello altissimo, usciamo da campione del mondo in carica, campione europeo in carica, medaglia d'oro alle Olimpiadi, puntiamo seccamente sul qualificare al primo giro. Speriamo non ci siano inconvenienti particolari, ma il fatto di avere più di un equipaggio che può andare a bersaglio sicuramente ci dà una maggiore tranquillità. Abbiamo visto anche quello che è venuto adesso al test event, dove abbiamo deciso di mandare l'equipaggio che al momento risultava più in forma. E più giovane pure. E più giovane, però giovane anagraficamente, perché da un punto di vista, diciamo, di competizioni, parliamo dei due ragazzi già due volte secondi al campionato del mondo assoluto, più volte campioni giovanili under 23, quindi equipaggio solido che ha performato bene, e tutto il contorno è fatto da campioni olimpici, campioni del mondo, e anche questo giovane equipaggio dove abbiamo i ruoli invertiti con la femmina al timone, che sta performando molto molto bene. Certo, allora, quindi Nagra 17 come esempio, sarebbe bello avere tutte così. Proseguiamo con le medaglie di Marsiglia test event. IQ foil maschile, il Niccolò Renna. Che cosa c'è dietro a Niccolò Renna? Cosa può fare secondo te? Cosa succede in questa classe, dove ci sono tanti aspetti che riguardano i materiali oltre che gli atleti, no? Insomma, come si arriva con l'IQ foil maschile
a questo mondiale? Arriviamo bene, Nicolò Rena ha appena fatto un'ottima prestazione nel test event portando a casa una medaglia di bronzo e poco prima ha vinto il titolo europeo. Il ragazzo è molto in forma, è molto concreto, il formato delle finali di Q-Foil è un formato che sembra addicersi molto a lui, è un formato in cui tutto viene rimesso in gioco fino all'ultimo momento, dove ci si gioca molto sulla concentrazione e la capacità proprio di essere concreti. Accanto a lui abbiamo anche per esempio Luca Di Tomassi, un altro ottimo atleta che potrebbe portare a casa come livello la qualifica per nazioni. Una cosa che deve essere chiara è che non in tutte le classi le quote di accesso alle Olimpiadi sono uguali, quindi certo, per alcune classi bisogna rientrare nelle 8 nazioni, per altre bisogna rientrare nelle 16 nazioni, quindi ci sono maglie più strette e maglie più larghe. Le Q-Foil, sia maschile che femminile, assieme ai due ILCA, sono quelle discipline per cui le maglie sono larghe, perché ad esse il CIVA World Sailing destina certo la quota per la diffusione nel mondo, e quindi perché è una classe più diffusa, con un livello così alto come portando un campione europeo e molteplici podi nel corso della stagione, cerchiamo di essere ottimisti. Visto che l'hai citato, rimaniamo allora sulle Q-Foil, anche se non ha vinto medaglia a Marsiglia, però le Q-Foil femminile, dove abbiamo la campionessa del mondo in carica, Marta Maggetti, che non è andata a Marsiglia perché anche lì Giorgia Speciale era quella più in forma ed è andata al test event. Sì, le scelte di Marsiglia sono state fatte classe per classe in funzione della preparazione anche del mondiale. Equipaggi magari più blasonati ma meno in forma sono stati dirottati su fare preparazioni specifiche. Torniamo al caso di Ruggero Tita e Caterina Avanti, che sono state ad allenarsi sul campo di regate di Denag, o di Marta Maggetti, campionessa mondiale in carica, che non abbiamo portato al test evento. Ho preferito portare Giorgia Speciale. Marta Maggetti ha fatto con tutto il nostro staff un percorso di rifinitura e di fondo in funzione di Denag, anche sulla Q-Foil femminile, altra classe dove le maglie sono abbastanza larghe e la fiducia è buona di qualificare al primo giro. Anche Giorgia è andata bene comunque, sì, a Marsiglia. La Speciale è tornata con un quinto posto dal test event, quindi quinta per nazione, poiché poi sarebbe quarta in ottica di qualifica olimpica, certo, perché la Francia come paese ospitante ha un posto garantito. Quindi. Allora, l'altra medaglia era quella di Chiara Benini-Floriani nell'ILCA 6, quindi Laser Radial, e anche lì ci sarà probabilmente al mondiale il ritorno di Silvia Zennaro, che è stata la nostra finalista a Tokyo e in Hiroshima, anche quasi con vista sulla medaglia, sul podio. ILCA 6, premondiale di Denag. ILCA 6 è una classe in cui abbiamo avuto un lento ma incessante miglioramento negli anni, fino a che siamo arrivati allo splendida performance di Silvia Zennaro all'Olimpiade di Tokyo, che è stata la miglior singolista italiana di sempre come performance olimpica. Da allora poi Silvia ha messo alla luce una splendida bambina, abbiamo assistito e stiamo curando molto bene l'ascesa di Chiara Benini-Floriani, una ragazza giovanissima, ha dato degli ottimi sprazzi sia già dall'anno scorso partecipando alle prime del race, poi quest'anno abbiamo avuto un'ottima performance al campionato europeo col settimo posto, poi abbiamo iniziato ad affacciarci ai podi. Anche qui maglie larghe, classe destinata alla diffusione, 16 posti per passare al primo giro, andiamo al mondiale, schieriamo sulla linea di partenza Benini Floriani, Zennaro, Carolina Albano che qualificò l'Italia, qualificò la nazione. Insomma, siamo fiduciosi anche là, sì, ragionevolmente fiduciosi, direi di sì. Rimaniamo sull'ILCA, ILCA 7. Lorenzo Brando Chiavarini a Marsiglia non è andato male, no. Quindi anche lì sprazzi, spunti di carattere, condizioni che sono state molto varie, in parte anche un po' inattese, quindi anche lì come andiamo, come arriviamo? E andiamo bene, di nuovo come le altre tre classi di cui abbiamo parlato poco fa, a larga diffusione per World Sailing, maglia abbastanza accessibile. Abbiamo Lorenzo Brando Chiavarini, ha fatto un buon test event, l'ICA 7 per diffusione di nazioni è una barca dove è difficile entrare nei 5, nei 7, nei 10. Lorenzo Brando Chiavarini è probabilmente l'atleta più all-round che abbiamo al momento, però abbiamo anche degli alfieri importantissimi, abbiamo Alessio Spadoni che a mio avviso con Ventoforte può essere nei 5-7 al mondo,
il ragazzo è molto bravo, dotato, preparato fisicamente. E in Olanda si aspetta aggressivo. Vento forte, no? In Olanda ci si aspetta vento forte, anche se la reale caratteristica del campo di regata sono i due nodi di corrente costanti in qualsiasi condizione, che poi impattano molto sul tipo di onda che si trova, perché la corrente è spesso o ortogonale o diretta o contraria al vento, quindi può creare situazioni di cioppio di onda formata molto particolari. Seguono Dimitri Peroni, che sta avendo un'ottima crescita, e anche Cesare Barabino, un giovane ragazzo che ho deciso di far partecipare in supporto alla squadra, perché nell'Ilka c'è bisogno di una squadra forte in acqua proprio. Quindi un'altra classe su cui insomma possiamo guardare, essere moderatamente anche ottimista. Non ricordiamo che per l'Olimpiade scorsa l'Italia non riuscì a qualificarsi, non ce la facemmo, no? Quindi è giusto, il livello medio che abbiamo è migliorato rispetto ad allora, però ripeto, e lo tengo molto chiaro, questo mondiale è importante qualificare, però quello che è importante poi è l'Olimpiade. Abbiamo fatto un'Olimpiade con sei classi qualificate a Tokyo ed è andata benissimo. L'importante è portare gente preparata. Qualificarsi non per andare, ma per tornare. Per tornare, detto, il viaggio di ritorno. Questo è molto carino, ce la teniamo come deadline. Tra poco vedremo anche grandi presentazioni, preview di questo mondiale, ne parleremo tanto, ci saranno tanti servizi. Continuiamo con l'esame delle classi. Hai parlato di classi non qualificate, in quel caso era l'Ilka 7, altre due classi non si qualificarono per Tokyo, cioè i due skiff, 49er maschile e FX femminile. Cominciamo dal 49er FX, perché qui diciamo che Yana Germani e Giorgia Bertuzzi sono arrivate a Marsiglia sull'onda di un paio di stagioni, di un anno e mezzo circa, di risultati molto positivi. A Marsiglia si sono un po' risvegliate nel finale, hanno avuto qualche problema all'inizio, e poi ci sono anche le altre, un po' di senatrici, un po' di equipaggi anche giovani. Insomma, com'è la situazione dell'FX? Sì, l'FX è una delle due classi dove schieriamo il doppio tecnico in acqua, proprio perché abbiamo quattro equipaggi abbastanza allineati come livello e potenzialmente in grado di afferrare la qualifica olimpica, ma per tutte è un po' al limite. Sicuramente tu hai citato Germani Bertuzzi, l'equipaggio che ha avuto una crescita più consistente recentemente, ha dato qualche sprazzo, però le maglie per qualificare FX sono molto strette, bisogna entrare nelle otto nazioni, siamo molto al limite. Se ci fosse vento leggero sicuramente Omari Carraro possono dire la loro, Stalder Speri sono molto round, Germani Bertuzzi sono in questo momento il miglior equipaggio che abbiamo sulla carta, però come avete visto un po' tutti, il test event l'abbiamo salvato alla fine grazie a una giornata di ventone. Le ragazze hanno subito un po' l'evento, sono state un po' schiacciate dall'evento, si sono arrivate un po' acerbe da questo punto di vista, ma sicuramente un'esperienza che verrà buona per il mondiale. Ovviamente per qualificare FX abbiamo bisogno che questo equipaggio o tutti gli altri dia il 110% di sé, non è una squalifica. Portiamo anche le ragazzine terribili, Sofia. Portiamo anche le neo vice campioni del mondo, Giunchiglia Schio, che comunque si affacciano volentieri nelle avranno parti modo di fare esperienza e di non essere sopraffatte dall'evento quando lo faranno la prossima no, volta, certo. Da capo squadra. Nei maschi la situazione è simile, forse un pochino, anzi sicuramente più difficile. Andiamo con due equipaggi che sono obiettivamente gli unici due equipaggi che possono avere una reale aspettativa legittima di qualificare la nazione. In entrambi i casi, sia per Crivelli Calabro che per Ferrarese Chistè, si tratterebbe di fare la miglior performance della vita. Quindi non è detto che non sia possibile. Quale migliore occasione di un super mondiale di qualifica olimpia per fare la miglior prestazione della vita? Esatto. Ora o mai più, no? Chiamati a rispondere dovranno rispondere in acqua. Vediamo un po' come andrà. È una delle classi dove bisognerà porre la massima attenzione, però anche qui bisogna avere l'onestà e la correttezza di posizionarsi realmente in quello che è il panorama internazionale, il livello che hanno i nostri equipaggi. E fare tutto il possibile, sapendo poi che quando si andrà a fare un'Olimpiade, se dovessimo qualificare la nazione, si faranno dei ragionamenti completi, prendendo in mano tante valutazioni. All'esordio olimpio ci sono i due kite maschile e femminile, Formula Kite, che hanno fatto quindi anche l'esordio al test event.
con un ottimo Lorenzo Boschetti, ma abbiamo in panchina, tra virgolette, Riccardo Pianosi. In campo femminile c'era Sofia Tommasoni e poi abbiamo anche lì altre ragazze, Maggie Pescetto. In qualche modo, Maggie Pescetto. E... quindi com'è la situazione di queste... Nei casi siamo un po' più avanti nel maschile, indubbiamente. Pianosi ha fatto terzo al mondiale l'anno scorso, ha fatto ottime prestazioni all'europeo, adesso è reduce da una bellissima prestazione, un podio al campionato mondiale Under 21. Boschetti, venuto a Marsiglia al test event sulla base di considerazioni anche qui molto approfondite e in funzione sia del test event che del mondiale, ha performato benissimo, è tornato a casa con un quarto posto. Il CAID maschile sarà rappresentato anche da Calbucci. Abbiamo tre atleti in grado di raggiungere il risultato necessario, soprattutto i primi due l'hanno già fatto più volte e hanno dimostrato una certa continuità e quindi una certa consistenza, che è poi quella su cui ci si basa per fare delle proiezioni che siano attendibili e non basate semplicemente sul tifo. E a livello femminile abbiamo Sofia Tommasoni e Maggie Pescetto, le due atlete sono da un punto di vista prestativo molto molto vicine, molto simili tra loro. Siamo reduce da un decimo posto al test event, che sarebbe appena fuori dal limite per la qualifica olimpica. È una classe anche questa un po' come il 49er maschile, tosta. E quello che c'è è che in ottica olimpica è una classe dove il livello internazionale è meno strutturato che nel 49er maschile o nell'ILCA 7, quindi prendere una qualifica adesso potrebbe significare riuscire a fare un lavoro di crescita notevole e magari pensare di arrivare tra un anno esatto con delle chance molto importanti, cosa che è possibile ma più difficile o meno verosimile in altre classi dove gli equilibri e i valori degli atleti internazionali sono molto più solidi. Credo che sia rimasto solo il 470 misto, che in qualche modo è un altro esordio olimpico, perché era maschile e femminile, diventa una classe sola, mista, dove anche lì abbiamo Giacomo Ferrari e Bianca Caruso, si è diciamo sfilato dalla campagna olimpica quello di Marco Gradoni e Alessandra Dubini. Oggi è stato presentato il fatto che Alessandra Dubini cambia timoniere, ci sarà Mattia Cesana, li vedremo all'esordio al Cico, ma insomma è un'altra storia. Chi portiamo come 470 misto al mondiale dell'AIA? Di Sale Bellico, Berta Festo, Ferrari Caruso. Tra le tre equipaggi sicuramente... Con tanta esperienza anche olimpica, no? Perché Berta, sì. Caruso... Berta, Caruso, Ferrari, sono tre atleti che hanno partecipato all'ultima Olimpiade. Berta ne ha fatte due addirittura. Berta ne ha fatte due, esatto. È un'altra classe dove le maglie per la qualifica sono strettine, l'equipaggio che più in forma al momento, comunque con maggiore potenzialità perché non è propriamente in forma al momento, è quello di Ferrari Caruso. Ci contiamo molto, anche Berta e Festo possono dire la loro, stanno facendo un programma specifico proprio sui mari del nord, Belgio, Olanda, correnti, non hanno partecipato al test event. Una classe che è molto difficile a livello internazionale, 470 è solidissimo, noi sicuramente ci siamo dentro, ma tra essere dentro e venire è una questione di dettagli, fuori basta nulla, una spallata, abbiamo una visto, no? Il test event erano distacchi minimi tutti i giorni, qualcosa di tremendo, sì, con poche barche, poi per forza Ferrari e Caruso sono entrati in medal race con una reale chance di vincere una medaglia, sono usciti male, sono usciti molto male, ma questo perché proprio ci si gioca tutto sui due punti, un punto, tre punti, quindi dettagli e soprattutto sul non seminare punti nel corso della settimana. Bravo. Quello è. Allora, per i punti della prima prova alla fine valgono come quelli dell'ultima di qualifica. Assolutamente, assolutamente, scherzi. Il grande programma della vela olimpica, abbiamo detto 10 discipline, 10 classi, abbiamo parlato dei due laser, dei due ILCA, abbiamo parlato dei due windsurf e dei due kite, quindi sono 6, poi abbiamo parlato del 470 settima classe, abbiamo parlato del Nagra ottava classe. I due skiff. Quindi abbiamo completato il quadro. Adesso io chiedo a te, direttore tecnico, abbiamo nominato un po' gli atleti, il tuo stato d'animo, il tuo stato di forma. Michele Marchesini, anche i direttori tecnici devono avere uno stato di forma, i bioritmi, eccetera, eccetera, e quello del tuo staff tecnico. Il stato d'animo è quello di, in questo momento, massima concentrazione. Questi sono i momenti in cui vanno affinate tutte le procedure interne, le modifiche ai regolamenti, bandi, support team regulation, equipment regulation, competition regulation, si tratta di competizioni molto molto delicate e con un
con dei sistemi particolari attraverso i quali puoi guidare la squadra alla miglior performance. Concentrato, molto, molto fiducioso e sereno, fiducioso nella squadra di atleti che ho, fiducioso nella squadra di tecnici che ho, fisicamente in forma. Sono tornato, mi sono ripreso dal test event molto bene, sono appuntamenti molto demandanti anche da un punto di vista fisico, cioè sono giornate da 16-18 ore come minimo. Hai gran parte degli atleti in Olanda già che si allenano in questo periodo, vanno e vengono? Sì, tra Olanda, Belgio, sia a Den Haag che a Imouden, che comunque in altre località scelte ad hoc per trovare condizioni di corrente che ci permettessero di allenarci, anche perché noi... Quindi pensa che sforzo logistico pure, no? Con la vela comporta, no? Sì, sì, sai, per noi è necessario, di estrazione mediterranea, con la corrente bisogna ragionare bene, e prepararsi bene, è quello che abbiamo fatto. Speriamo obiettivamente un po' più in una regata ventosa che in una regata da vento leggero, non siamo più un paese di bonacciari, no, da qualche anno. Anche perché in numerose classi dove stiamo andando bene, dove abbiamo solidità e continuità, il vento forte sicuramente aiuta a evitare sorprese. Grazie Michele Marchesini, buon viaggio, buona trasferta. Voi state con noi, grande speciale dai mondiali in Olanda, avremo un'inviata lì sul posto tutti i giorni, sempre su Seili, che è la casa della vela. Ciao, buon vento a tutti.